I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real or not? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Game Ever, il canale dove non si perde mai. Io sono Nando e io sono Saria. Buongiorno. E oggi inizieremo questo nostro video parlando del titolo Kingdom Hearts, di questa grande saga. E nonostante gli ardi di titoli che hanno aggiunto tante dinamiche alla trama, partiremo con Kingdom Hearts Unchained. Sembra fatta apposta, ma non lo è. Questo in realtà è l'ultimo titolo uscito, però cronologicamente è il primo. Perché va addirittura prima degli eventi di Big by Sleep, ai tempi addirittura prima della guerra dei Keyblade. Cosa succede in questo gioco, prima di tutto? Innanzitutto ci troviamo davanti a un misterioso Book of Prophecy, il libro delle profezie, che profetizza qualcosa di funesto, dato che l'oscurità finirà per inghiottire completamente la luce. Okay. E vi è un maestro dei maestri, un misterioso uomo incappucciato che, secondo te, potrebbe essere il maestro di, non so, di Erebus, Xehanort, che dici? Nella Beat Best sono gli ultimi due maestri rimasti. Secondo me lui non fa niente per impedire il realizzarsi di questa profezia, e ciò manda in crisi i maestri che fanno parte delle 5 fazioni in cui potremo schierarci durante il gioco. Scusa, fammi capire. Sì. Quindi, mentre il mondo sta andando in rovina, questo si legge il giornale di Sadue. E giustamente delega tutto a questi poveri maestri che devono fare in modo di scongiurare la profezia. E c'è un altro problema. Ci sta un traditore, che non sappiamo chi è. Praticamente questi finiranno per andare tutti quanti contro tutti per scoprire chi è questo traditore, e quindi scatena la famosa guerra dei Keyblade. Veramente? Sì. E quindi ragazzi, questo titolo è una bomba. Sì, ma quali sono i personaggi di questo titolo? Chi incontriamo? Allora, innanzitutto il protagonista sembra essere questo ragazzetto dai capelli argenti chiamato Ephemer. Scusa, e come funziona il gioco? Quali sono le dinamiche? Praticamente ci troviamo davanti a numerose quest che dobbiamo superare e dobbiamo raccogliere le medaglie, e queste medaglie praticamente sono la nostra chiave per ottenere abilità sempre più forti. Per chi ha avuto l'accortezza di scaricare il gioco non appena è stato annunciato alle 3 2016 per gli europei, ha avuto la possibilità anche di ottenere la potentissima medaglia di acqua, che ragazzi ve lo giuro è utilissima. No, veramente? Sì! Ma io l'ho scaricato, non c'è ancora giocato. Ma perché tu... Ma no, ma non, poi, non lo sapevo questo! Ha perso una bottiglia della sua vita, ragazzi! No, me l'ho preso del culo! E quindi, come in tutti gli altri titoli, sono dei nemici. I nemici di questo titolo quali dovrebbero essere? Sono gli Atlas, sono sempre gli Atlas, ragazzi. Ci sono anche dei boss particolari di raid, per cui puoi partecipare in compagnia degli amici, che sono dei boss più o meno abbastanza forti, per ottenere maggiore abilità, maggiori punti esperienza e quant'altro. Poi, man mano, ogni settimana si aggiornano le quest, in modo da andare ad aggiungere piano piano un pezzettino della storia, che adesso non è molto chiara effettivamente, però ci si può fare già un'idea. Ma quindi io, se volessi finire, in realtà non lo posso finire? No. Perché periodicamente vengono rilasciate delle missioni. Quest, esattamente. Però acquistate a dicembre il Kingdom Hearts 2.8, si possono vedere le varie cutscenes che possono aiutare a comprendere appieno le dinamiche del gioco. Io personalmente lo acquisterò perché sono curiosa di vedere come si evolve la situazione tra le varie fazioni. Perché si vede la leader delle volpi, Ava, che sembra uno dei personaggi più incisivi della fazione, delle varie fazioni.
in cui dice una cosa che ricorda effettivamente il leitmotiv di Kingdom Hearts, di Kingdom Hearts 1. Dice che se nel caso scoppiasse una guerra non bisogna restare nel mondo in cui si sta, ma si deve fuggire nei mondi altrove. Tornando un attimo alle quest, quindi sì, in realtà è collegato anche al nuovo titolo che uscirà al 2.8. Esattamente. Fondamentalmente questo gioco è più per dare un incipit al 2.8, perché non sono uscite tutte le cutscenes, non si fanno vedere, almeno non sono fatte vedere per ora nel gioco, è stato presentato solo Ephemer, ma successivamente sono convinta che faranno vedere molto di più. Quindi scusami, questi sono i maestri, cioè i primi maestri, che poi in realtà ci sta questo qua, questo mega maestro che in realtà non si sa chi cacchio è, dove cacchio sta, quindi questi sono discepoli. Esatto. Che a loro volta hanno altri discepoli. Sì, siamo noi. Quindi tu, ora noi impersonifichiamo questi ragazzi che sono i discepoli dei discepoli. Esattamente. LOL. Quindi ora cosa tu come personaggio, cosa contro combatti? Contro gli Heartless. Per ora stiamo combattendo contro gli Heartless perché dobbiamo difendere, tra virgolette, sempre il mondo dall'oscurità. Ok. Però effettivamente, da quanto si è capito anche nei filmati di 2.8, alla fine le varie fazioni finiranno per scontrarsi l'una contro l'altra. Io come ci gioco? Dato che un gioco che ce l'ha immagini di strutturato tutto sul touchscreen. Esattamente. È possibile anche utilizzare tipo il giroscopio, la fotocamera, cose così, insomma. Effettivamente puoi usare solo il dito. Usi il dito per muovere il personaggio e poi per combattere basta che ti avvicini al nemico tramite il touchscreen o lo tocchi. Vabbè, quindi insomma è un gioco a scorrimento. Esattamente. Ho capito. Vabbè, poi troviamo naturalmente tutti gli oggetti classici, le pozioni, cose così. Sì, esatto. Sono i manni, sì. Sì, sono i manni. Ah, veramente? E servono per i potenziamenti delle medaglie. Ok, le medaglie, come funzionano le medaglie? Le medaglie sono praticamente le chiavi per accedere alle varie abilità. Se ad esempio hai la medaglia di Cloud, puoi utilizzare la mossa specifica di Cloud e così via. Ah, ma quindi si devono raccogliere anche le medaglie? Non è che si devono raccogliere, le vinci durante i combattimenti. Oppure le puoi acquistare allo store. In questo gioco me ne immagino che troviamo anche Xehanort e Erebus. Ma no, perché comunque se è il preludio della guerra dei Keyblade. Quindi lo trovo un po' difficile ed è ambientato addirittura molto prima che Erebus e Xehanort diventassero gli apprendisti del misterioso maestro. Quindi siamo intorno ai 100 anni, insomma. Circa. Eh sì, dai. È passato il secolo. Eh sì, dai. Ma allora questo maestro è mortale. Ah, ma guarda che questo maestro, secondo me, sì, lo ritroviamo in Birth by Sleep. Anche perché in Birth by Sleep qualcuno, magari giocando con acqua, avrà incontrato questo personaggio misterioso che ha tipo le spade laser. Dato che non si sa ancora chi sia, magari potrebbe essere un collegamento. Secondo me ne parleremo meglio nel prossimo episodio, quando parleremo proprio di Birth by Sleep, perché in ordine logico è il secondo titolo di cui abbiamo conoscenza. Sì, anche perché comunque dobbiamo parlare del maestro Xehanort. Ragazzi, vi ricordiamo che questo gioco è disponibile sia per il Play Store per Android e sull'App Store per quanto riguarda i dispositivi iOS, sia per tablet che per smartphone. Ricordiamo di giocarci questo gioco, almeno noi lo consigliamo, sia nell'attesa del 2.8 che per quanto riguarda Kingdom Hearts 3, ma più che altro serve anche per quanto riguarda la storia, avere un prospetto molto più ampio, più fluido di quello che è il mondo di Kingdom Hearts. Sono d'accordo. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Fateci sapere se qualcosa non vi è chiaro in un commento qui sotto. Pollice in su se vi è piaciuto, pollice in su se non vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video qui su Game Ever. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ragazzi, non dimenticate di unirvi al gruppo Kingdom Hearts e Final Fantasy l'invasione dei cupò, una grandissima risorsa per tutti i fan dediti a queste due grandi saghe. Mi raccomando, unitevi.